Dunque, Luca, la prima domanda che ti vorrei fare è la seguente. Si è parlato moltissimo negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, di quello che sarebbe stato poi quella che sarebbe stata l'evoluzione dei social media, specialmente in rapporto al giornalismo. Ti volevo chiedere, secondo te, a che punto siamo in questo momento? Qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'integrazione vera e propria del giornalismo tradizionale nei nuovi media? Guarda, non so se siamo in un punto, cioè, siamo in molti punti diversi che riguardano diversamente contesti, luoghi, tipi di media. Credo, diciamo, il punto fermo e l'elemento più interessante che si è percepito negli ultimi tempi, non lo hanno ancora percepito tutti quanti, è che c'è un potenziale di mercato, un potenziale di modi di raggiungere dei lettori attraverso i social network straordinario e che è in competizione soltanto con Google, però che superano entrambi di gran lungo il potenziale che hanno i siti di attrarre lettori a sé. Cioè oggi la maggioranza del traffico che fanno i siti di informazione non è un traffico di utenti che vanno su quei siti perché gli interessano quei siti, ma che vengono viceversa raggiunti dai loro contenuti mentre fanno altro, diciamo, o mentre fanno le ricerche su Google, o mentre sono sui social network, per ragioni di condivisione, eccetera, eccetera. Questo implica che è molto più importante avere dei contenuti che da soli abbiano, diciamo, la forza contagiosa di girare bene su questi mezzi. Ecco, questo rimette in discussione tutte delle cose sul brand, l'identità, la community, eccetera, eccetera, che perdono molto di valore. Questo mi sembra l'elemento più importante che viene fuori dai numeri che stiamo capendo da un po' di tempo, che, come ti ho detto, non tutti hanno capito e non tutti hanno capito come averci a che fare. Infatti ci sono diversi modi di approcciarsi anche ai social media da parte delle varie testate online, anche dal punto di vista della interazione vera e propria con gli utenti. Ci sono diversi modi di approcciarsi. Quello che ti volevo chiedere anche da questo punto di vista è cosa pensi del citizen journalism, visto che si parlava appunto della differenza tra giornalismo e reporting. Guarda, io penso che il citizen journalism sia stata una definizione semplificatrice utilizzata, come in moltissimi altri casi diversi, dai media appunto per semplificare le cose, renderle più comprensibili, ma al tempo stesso per rendere più vaga e generica una cosa che è praticamente inafferrabile, perché dentro il citizen journalism ormai si mette qualunque cosa, comprese delle cose che sono banalmente testimonianza, no? Quando io leggo su Twitter che qualcuno ha segnalato che c'è stato un terremoto, il fatto che qualcuno abbia segnalato che c'è stato un terremoto non è citizen journalism, no? È la testimonianza del fatto che c'è stato un terremoto, esattamente come in altri tempi qualcuno telefonava e diceva c'è stato un terremoto, oppure appunto in qualche altra forma di comunicazione qualcuno ti raccontava che era successa una cosa e quello dopo tu lo facevi diventare giornalismo, diciamo, elaborandolo. Però la semplice comunicazione di cose che succedono in forma, anche in forma di video, non lo trovo citizen journalism, il fatto che tu ti trovi davanti a una cosa che sta succedendo, tiri fuori la tua telecamera e la riprendi. No, sei stato bravo, avevi una telecamera, ma diciamo il giornalismo è un'altra cosa. Hai semplicemente registrato e raccolto delle cose che stavano succedendo e quello permetterà di diffonderle. Se invece vogliamo decidere che quello lì è il citizen journalism, allora, diciamo, penso che sia naturalmente parte delle notizie che ci raggiungono molto quantitativamente molto importante, però appunto che è su un'altra categoria, un altro piano rispetto all'elaborazione, la spiegazione, eccetera, eccetera, delle notizie che riceviamo. Il fatto che chiunque effettivamente possa pubblicare qualcosa che sia in grado di raggiungere un ampissimo pubblico in tempo reale, di fatto, cambia moltissimo anche l'approccio ai modelli di business di certe testate. Si parlava ultimamente moltissimo dell'arrivo del modello Huffington Post anche in Italia. Che cosa ne pensi? Ne penso un sacco di cose, perché hai fatto una domanda dentro cui c'è quasi tutto. Il modello Huffington Post, intanto è difficile trovargli un modello, perché se una cosa non è l'Huffington Post, è un modello esatto. L'Huffington Post, secondo me, hanno avuto una grande intuizione e hanno un grande approccio, che è andare dietro a qualunque cosa, a qualunque ipotesi e possibilità e opportunità che la rete desse, e quindi hanno
investito moltissimo sul SEO cosiddetto, cioè sull'ottimizzazione per i motori di ricerca, e una quantità di persone hanno un grandissimo know-how su questo, hanno investito moltissimo su tutt'altro piano sull'aggregazione di contenuti altrui e sulla riofferta e selezione di contenuti che vengono altrove, hanno investito moltissimo su tutto un altro piano sulla creazione di un grandissimo numero di blog gratis per loro, curati da chiunque e le persone più varie. Queste tre cose sono intuizioni e approcci su fronti completamente diversi, ma che tutti hanno a che fare con la comprensione che la rete stesse offrendo opportunità nuove. Questo è quello che fa l'Huffington Post, diciamo, vedere quali opportunità nuove sono offerte dalla rete e provare a cavalcarle tutte con una grandissima quantità di investimenti, sforzi, risorse e di conseguenza con la costruzione di un contenitore calderone enorme di cui nessuno è in grado appunto di seguire tutto quanto, e quindi diciamo la loro quantità, in cui moltissime cose sono marginalissime dal punto di vista della quantità del business, no? Però l'aver lavorato sulla quantità fa sì che poi alla fine diciamo fai dei numeri notevolissimi. Quel modello lì è molto difficile da seguire perché ti servono diciamo le spalle larghe, parecchie risorse di partenza, ti serve un know-how notevole su cui oggi molti sono indietro, in Italia siamo indietrissimo, poi ti serve un mercato grande come il mercato anglosassone, appunto non so come sarà replicabile sul mercato italiano. In generale poi appunto c'è la questione che l'offerta di contenuti e di informazioni online è diventata talmente vasta per cui io continuo a pensare che le opzioni a pagamento non possano essere, salvo le eccezioni del caso che qualche volta accadono, non possano essere una valida alternativa, ecco, e credo che al momento diciamo l'unico modo di stare sul mercato in qualche tipo di pareggio sia ottimizzare e ridurre moltissimo i costi, cosa che per fare un esempio oggi i grandi siti di informazione italiana non riescono assolutamente a fare, sono molto indietro, hanno delle macchine ancora costosissime e una quantità di risorse costosissime, e al tempo stesso fare dei numeri molto alti. Questo costringe moltissimo, soprattutto in mercati più ridotti come il nostro, a un abbassamento e una rincorsa del pubblico e anche della domanda di qualità più bassa, ecco, che è quello che vediamo sui grandi siti di informazione italiani. Hai anticipato poco fa una domanda che in realtà ti volevo fare, che è: come pensi che cambierà effettivamente il modello di business proprio ambientato nel mercato italiano effettivamente, cioè le differenze anche culturali, di dimensioni anche di popolazione banalmente tra il mercato anglosassone e quello italiano? Pensi che funzionerà effettivamente o bisognerà adattare il modello perché funzioni in Italia? Bisognerà sicuramente adattarlo in termini di numeri, perché come dicevamo non abbiamo appunto quella dimensione di quella domanda lì, e quindi nessuna, ma posto che appunto comunque fa fatica, ma prendiamo la macchina del New York Times, no? La macchina del New York Times, per quanto bravi siamo, non sarà mai replicabile con quei costi in Italia, perché non avrai mai un mercato così esteso, non solo in termini di lingua, però anche in termini, uno, in termini di alfabetizzazione sull'informazione online, sulla rete, eccetera. Due, in termini di domanda sull'informazione di qualità. Teniamo conto che in questo paese, diciamo, comunque uno la voglia vedere su quali responsabilità ci sono state queste, sono state in questo negli ultimi 20 anni, la domanda di informazione di qualità è stata devastata nei settori più vari, diciamo, da una quantità di offerte di scarsissima qualità, e quindi è difficilissimo. Uno dei problemi della crisi dei giornali italiani è che sono state offerte cose pessime, no? E oggi ricostruire del buon giornalismo in rete trova pochissima domanda, perché ci siamo tutti abituati a delle cose molto mediocri e il nostro stomaco ormai digerisce quasi soltanto quelle cose mediocri e va a cercare solo soltanto, malgrado poi diciamo vorremmo dei giornali che invece di raccontarci la fuffa della politica volatile, il pettegolezzo della politica, ci spiegassero a fondo le cose, oppure ci dicessero cosa sta succedendo in Cina. Poi quando ci spiegano a fondo le cose e ci dicono cosa sta succedendo in Cina, saltiamo per andare a leggere la fuffa della politica del giorno prima.
Infatti credo che un dato abbastanza recente era quello appunto della sezione degli esteri, è proprio la meno letta in assoluto in Italia. È una cosa che si morde la coda, è meno letta perché e i giornali le spiegano le cose degli esteri molto meno e con molto minor interesse. Tu ancora di più in un paese in cui c'è un'attenzione così bassa a che cosa succede nel mondo, la spiegazione di cosa succede nel mondo deve essere molto attenta e molto oculata. Invece gli esteri in Italia sono trattati molto poco e sono trattati dando per inteso una quantità di elementi, una quantità di dati, per cui moltissimi lettori saltano a più pari le pagine degli esteri. Non c'è nessun lavoro per cercare di recuperare un'attenzione alle cose internazionali, salvo diciamo la visita di Carla Bruni alla First Lady americana e le foto conseguenti, insomma tutta una serie di cose di questo genere che ancora ottengono invece qualche spazio per altre ragioni, ma nella comprensione del mondo appunto il lavoro. E però il problema, e mi metto anche nei panni di chi fa i giornali, il problema è che sai che quando tu invece spieghi cosa sta succedendo in Cina, o spieghi cosa sta succedendo in Australia, o cosa sta succedendo nel Ghana, tu sai che diciamo, i lettori di quel pezzo lì saranno pochissimi e sarà un lavoro frustrante che non paga e che ti dà pochissime soddisfazioni. Però è soltanto facendolo con insistenza e attenzione e qualità che tu, i lettori di oggi che sono 10, fra 2 anni li avrai fatti diventare 50. Si parlava ultimamente anche a seguito dell'aumento dell'utilizzo di tablet, iPad, lettori di RSS, di feed RSS di vario genere e tipo, anche dell'aumento della fruizione, no, del giornale online da parte degli utenti. Uno dei problemi forse che hanno le testate giornalistiche è nel decidere che cosa pubblicare sulla carta e che cosa riservare all'online, e ci sono diversi modelli. Secondo te qual è quello che effettivamente potrà funzionare anche in futuro? Guarda, non lo so, funziona dipende da quali sono i criteri di funzionamento. Come sai e come diciamo dalla notte dei tempi, però appunto è una cosa che poi rimane sempre centrale nel modo in cui si fanno i giornali, in cui si fa l'informazione, ci sono due funzioni dei giornali, diciamo. Una è una funzione praticamente di servizio pubblico, è quella per cui poi ci diciamo che appunto stiamo facendo qualcosa per i lettori, eccetera, e l'altra è che sono imprese commerciali. No. Tra queste due cose sta un punto in cui si dispongono tutti i giornali della storia, no? Alcuni si dispongono qui, alcuni si dispongono qui, altri in mezzo, oppure si muovono a seconda. Quindi nel momento in cui il tuo funzionario è un funzionario da impresa commerciale, allora appunto ci sono già dei modelli interessanti, no? In cui però è stato molto sacrificato. Ci fai qualche esempio? Sai, ci sono in America ci sono dei modelli molto interessanti e di cui io ho anche una grande stima, malgrado non condivida minimamente, no? C'è un sito che si chiama Gawker, c'è BuzzFeed, ci sono diversi siti che hanno imparato e anche fatto molta ricerca e sperimentazione nella comprensione di che cosa i lettori vogliono. Gawker, a me piace molto questa cosa che dice il fondatore di Gawker, che si chiama Nick Denton, che è uno con molto pelo sullo stomaco e molta esperienza sulle cose della rete, che dice: la mia linea editoriale è, se stasera vado a una festa, la gente di cosa vuole parlare? No? E quello è quello che io metto sul mio giornale. Naturalmente non è la mia idea di come farei io un mio giornale, però è un approccio, diciamo, interessante, che capisce qual è la realtà, che non dice noi stiamo facendo la sentinella della democrazia e proteggendo i sacri valori del giornalismo, stiamo facendo un prodotto di informazione moderno, virato verso tutte queste idee, e dentro però poi ci metti anche delle cose che possono essere, diciamo, interessanti e ben fatte, accanto a delle totali cialtronate, ma che fanno, come dicono loro, della prostituzione da traffico. Loro dicono che hanno destinano un giorno alla settimana dei giornalisti a fare soltanto numeri, con qualunque tipo di pezzo, però volto solo a questo. Allora, diciamo, ci sono appunto nella demagogia informativa, nell'andare a dare soddisfazione a ciò che i lettori vorrebbero, appunto lì ci sono molti esperimenti e anche di successo, no? Perché ti permette di superare il problema di cui abbiamo sempre parlato, il fatto che ci sono pochi lettori di giornali. Ci sono pochi lettori di giornali perché è difficile trovare lettori che leggono un articolo su cosa sta succedendo nel Ghana. Ma, diciamo, se tu al lettore di giornale gli dai le gallerie dei gattini, già appunto diventa un'altra cosa, eccetera, eccetera. Il punto è invece come si conserva, non dico le espressioni retoriche di sentinella della democrazia, eccetera, eccetera, ma
il lavoro di servizio pubblico, di spiegazione della realtà e di aiuto alla comprensione del mondo, appunto, in un tempo in cui la concorrenza di cose di altra qualità è così forte. È così forte presso tutti noi, perché poi ci andiamo tutti noi. Adesso non dico a cliccare sulle gallerie dei gattini che ci hanno un po' esaurito, ma su una quantità di stupidaggini a effetto ci andiamo a cliccare anche noi, e forse andando a cliccare su quelle cose lì, appunto, leggiamo meno dei pezzi più lunghi, approfonditi, che ci farebbero capire di più delle cose. Quindi è abbastanza complicato. Un'ultima domanda, secondo te, al di là del fatto che questo meccanismo poi crea un circolo vizioso per cui il lettore che non è interessato a leggere un approfondimento di politica estera non lo legge e quindi viene prodotto in quantità minore e così via, ti volevo chiedere in quale modo si potrebbe spezzare, diciamo, questo meccanismo? In quale modo? Assumendosi della responsabilità, ammesso che non ci sia abbastanza persone che intendono farlo, no? Non è che sia una novità, non è che in altri tempi la domanda per l'informazione di qualità, per la comprensione del mondo era particolarmente più alta. In tutti i tempi della storia si sono vendute più facilmente le fesserie, spicce accessibili e sensazionalistiche, strano ma vero e via discorrendo. Il punto è che in tutti quei tempi ci sono state delle elite intellettuali, giornalistiche, eccetera, che sono dette: noi però invece vogliamo anche cercare di spiegare il mondo, no? Di far capire, di far crescere, sviluppare quel concetto del progresso, del progressismo, eccetera, eccetera. Oggi mi sembra che ci sia stata molto una ritirata su questo, e quindi, diciamo, le minoranze sono ancora più minoranze e fanno fatica, diventano nicchie. In più c'è una crisi economica che rende molto più difficile, perché in tempi di vacche grasse, diciamo, è più facile provare a fare delle cose in minoranza e farle crescere; in tempi di vacche magre tutti vanno molto più sul sicuro e sull'immediato, e quindi non sono tempi che aiutano cambiamenti. Però se mi dici, diciamo, su cosa investi i tuoi eventuali ottimismi, non so nemmeno se ce li ho, ma diciamo che le tue eventuali speranze sul fatto che molti di noi, semplicemente perché pensano che sia giusto oppure perché non possono farne a meno, facciano network poi nella costruzione di un'informazione di qualità che ne faccia ricrescere, ne alimenti una domanda e una competenza e cultura dei lettori stessi, appunto, che permetta di tenere in piedi, appunto, quello che era una e dovrebbe essere, secondo me, tuttora una parte del nostro lavoro, cioè che è aiutare a capire il mondo. Perfetto, Luca, io ti ringrazio veramente. Figurati. Tantissimo di essere stato qui con noi stasera, e ti auguro un buon proseguimento di festival. Grazie. Grazie a te.